Amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Ancora buona estate, oggi siamo ancora in clima super estivo con i profumi al mango. Vi ho già parlato di alcuni profumi al mango, oggi ve ne parlo ancora. Una nota succosa, tropicale, che fa tanto estate e poi quest'anno devo dire che va molto di moda sia nella profumeria commerciale che in quella di nicchia. Prima di iniziare vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere mi piace e scrivere dei commenti, seguirmi su Instagram Profumizio Fabrizio e anche su Vinted, dove mi trovate come Profumizio e ci sono in vendita alcuni profumi che escono dalla mia collezione e cercano una nuova casa. Ringrazio naturalmente tutti gli iscritti, quelli che si uniranno, quelli che si stanno per unire al canale, quelli che commentano sempre, che mi regalano una grande sensazione di calore che è apprezzato anche d'estate. Allora, iniziamo con profumi e prodotti al mango. Il mango, come vi avevo già detto, è un albero sacro in India. Vengono addirittura fatti matrimoni tra alberi di mango per suggellare l'amicizia tra gli agricoltori. E durante alcuni matrimoni si uniscono appunto uno sposo e una sposa e anche due alberi di mango. Quindi è un simbolo un pochettino anche di amore e di fedeltà. Anche in Cina il mango, soprattutto negli anni tra il 68 e il 70, era diventato un po' un oggetto di culto, perché praticamente i manghi non si erano mai visti e Mao Zedong li regalò durante la rivoluzione cinese agli operai e da allora insomma divennero un pochettino oggetto di culto. Naturalmente oggi il mango è più facilmente reperibile, però per quegli operai che stavano protestando, non dormivano, non mangiavano, comunque le proteste erano abbastanza pesanti, ricevere questi manghi li fece molto felici, insomma apprezzarono questo frutto così straordinario, così buono, così dolce. Iniziamo la carrellata di oggi da un profumo che è un'acqua profumata di Yves Rocher, che devo dire che mi piace moltissimo, che è mango e coriandolo. È uscita nel 2019, quindi non è un'uscita recente, però è un'acqua davvero buona. Si sente moltissimo questo mango succoso, è accompagnato da una nota di coriandolo che però gli dà un pochettino di freschezza, una nota verde, non è una nota speziata. È un profumo, un'acqua profumata che mi piace molto, tra l'altro è anche abbastanza duratura, si può spruzzare sui capelli e devo dire che mi piace molto. Se vi capita di andare da Yves Rocher, sentitela perché è molto buona. In questa linea ci sono anche i bagnoschiuma, la crema anche mi sembra per il corpo, comunque una linea completa mango e coriandolo. Poi appunto spesso sono in offerta, perché il prezzo pieno di queste acque profumate è sui 19,95, però di solito si trovano alla metà, oppure per 19,95 ne potete comprare due. Poi naturalmente durante i saldi ci sono sempre gli sconti, quindi insomma il prezzo si aggira attorno ai 10 euro. Questo è mango e coriandolo. Poi, sempre a proposito di acque profumate, quindi stiamo sui profumi low cost, io come al solito devo andare ad agguantare le acque profumate che tengo qui di fianco. Allora ne ho due, una della Comin che è mango e lampone, molto piacevole, molto fresca. Queste acque sono rinfrescanti, mi sembra che contengano anche aloe vera, sono made in Italy,
Questa di mango si sente molto il frutto del mango e un pochettino anche il lampone, che però direi che è di accompagnamento, anche in questo caso gli regala un po' di freschezza. Un'altra acqua per il corpo molto famosa, questa anche quella della Comin, c'è da molti anni, è Mango e Ibisco di Nani. Queste acque costano appunto intorno ai 2-3 euro. Questa appunto è in commercio da tanti anni, l'ho comprata diverse volte. Questo è un mango un pochettino più fiorito. La nota dell'ibisco si sente, è protagonista insieme al mango. È una buona fragranza, rinfrescante, con aloe vera, made in Italy. Molto piacevole da spruzzare durante il caldo, si può tenere in frigo e quindi rinfresca ancora di più, e può essere anche base di profumi comunque al mango, anche profumi floreali, perché qui la nota floreale dell'ibisco si sente. Passiamo a un profumo un pochettino più high cost, che tra l'altro non è facilissimo da trovare in Italia. Io me l'ero fatto comprare all'estero da qualche amico che aveva fatto un viaggio. A volte appare su Notino, però non si trova sempre. È il profumo di Montale Mango Manga. È un profumo del 2010. Molto particolare, perché appunto è un tipico profumo di Montale, quindi con la nota di oud, la nota fiorita, non di rosa, ma in questo caso c'è il gelsomino, l'ylang ylang e il neroli, e poi appunto il mango che è in apertura e comunque si sente. È un mango particolare, è un pochettino maturo, molto maturo. Infatti l'apertura è data da mango e arancia, però si sente moltissimo questo mango super maturo, che comunque, pur essendo una nota di apertura, accompagna tutto il profumo. Le note di cuore, come vi ho detto, sono fiorite. Questi profumi di Montale fanno sempre rumore, ylang ylang, gelsomino e neroli. Le note di base sono oud, muschio di quercia, cedro della Virginia e vetiver. Devo dire che questo profumo appunto è particolare, perché è un classico profumo di Montale o Montal, quindi con quelle note appunto fiorite di oud, di muschio, però questa apertura con il mango, un mango particolare, di frutto appunto molto maturo, che rimane piacevolmente durante tutta la durata del profumo e appunto rende il profumo un pochettino più originale. E comunque i profumi di Montale sono molto buoni, molto persistenti, durano tutta la giornata, si fanno sentire, però ormai secondo me non ci sono delle fragranze particolarmente originali, se ne contano proprio poche. Il Mango Manga, insieme anche alla Wild Pears, è una di queste, comunque originale, particolare, e poi appunto c'è questa nota molto piacevole di mango. Questo, se vi capita in qualche negozio di trovarlo, provate a sentirlo. È un profumo particolare, non vi consiglio il blind buy. È un profumo che costa intorno ai 100 euro per 100 ml. E poi appunto questa nota di mango è particolare, quindi non vi consiglio il blind buy. Mi piace, è un profumo adatto anche non solo all'estate ma anche alla stagione invernale. Molto piacevole, molto buono, particolare. Mango Manga di Montale, un profumo del 2010. Poi vi volevo parlare di un low cost, passiamo proprio montagne russe, Thai Spa di Tesori d'Oriente, ve ne avevo già parlato. È un profumo molto buono, che sa soprattutto di mango e tuberosa.
molto piacevole, un profumo che sa di tropici, che sa di albergo extra lusso con spa annessa. La protagonista è soprattutto la tuberosa, però poi nel cuore c'è il mango, sul fondo il muschio, note verdi, quindi è un profumo veramente utilizzabile tutto l'anno, molto piacevole, che è molto cremoso, è una crema solare al mango e alla tuberosa, mi piace molto, è un low cost, appunto tra i 3 e i 4 euro e ve lo consiglio, ve ne avevo già parlato, però in questa carrellata di profumi al mango mi sembrava insomma giusto riparlarne. Poi passiamo a due prodottini beauty al mango, questa crema di Cosmi, una crema per le mani al mango, 35 ml, costa intorno a 1,52 euro, si trova nei magazzini cinesi, molto buona, molto profumata, idrata le mani, ha estratto di camomilla e profuma tanto di mango fresco, molto buona. Questi prodotti di Cosmi sono veramente ottimi. Mi sembra che ci sia anche lo scrub al mango di Cosmi, però io ve ne farò vedere un altro adesso. Poi da Balea, cioè da DM, con il marchio Balea, ho comprato questo burro cacao al mango, sweet mango, anche questo molto profumato, sa proprio di mango fresco, molto buono, adatto per l'estate, non so se ha il filtro solare, penso di no, però diciamo io il burro cacao, il colore è bellissimo, proprio color mango, lo uso soprattutto magari dopo una giornata al sole o comunque all'aperto, difficilmente lo uso di giorno, mi piace molto, buon profumo. Poi questi prodotti di DM sono low cost e il marchio Balea, che è il marchio di questa catena tedesca, fa sempre prodotti piacevoli e profumati. A proposito di scrub, vado a recuperare uno scrub al mango che ho comprato proprio ieri, quindi non l'ho ancora provato, però è profumatissimo, mango di Lady Venezia, mi sembra di averlo pagato intorno ai 4 euro, l'ho trovato in uno store, non era uno store cinese, uno store che vendeva casalinghi, un po' di tutto, e ha questo profumo veramente molto buono, si sente anche dall'esterno. Devo ancora appunto utilizzarlo, rigenerante per la pelle. Ah no, questo non è di Lady Venezia, scusate, è di Seta Blu, mi confondo con un altro prodotto che ho comprato di Lady Venezia, quindi è di Seta Blu, quindi questo si trova anche nei magazzini cinesi, 250 ml, volevo vedere se c'era qualche ingrediente, no. Questo non è di quei soliti scrub, però con lo zucchero, ha una texture un pochettino diversa, più cremosa. Devo provarlo, però l'ho voluto comprare perché il profumo è molto buono. E poi adesso in questo periodo sto facendo gli scrub volentieri, perché quando si fa la doccia e si fa lo scrub, poi non è neanche necessario mettere la crema per il corpo, rimane il corpo molto morbido e quindi è piacevole. E questo è Mango di Seta Blu Scrub. Come ultimo profumo vi presento un profumo di nicchia che è uscito quest'anno, che avevo sentito ad Exans, un profumo al mango di Lorenzo Pazzaglia, molto buono, mi era piaciuto molto, mi sono fatto fare un campioncino, non ad Exans, l'ho acquistato, le profumerie di nicchia di solito fanno dei campioncini per poter provare meglio i profumi, e quindi è uno dei profumi che mi sono fatto fare.
non mi ricordo quale profumeria, però le fanno praticamente tutte le grandi profumerie online, Neos 50 ml, Amiris Essenze, quindi se vi interessa, insomma, si trovano facilmente. Questo profumo appunto è un profumo di nicchia, costa 150 euro per 50 ml, e adesso lo spruzziamo assieme. Io l'avevo già un pochettino testato. Questi profumi di Pazzaglia sono sempre abbastanza intensi. Note di testa sono mango, ananas, cocco, rum bianco e bergamotto. Nel cuore latte di cocco, note marine, fiori bianchi. Sulla base sandalo, vetiver, muschio ed ambra. Allora, quello che avverto soprattutto all'inizio, almeno sulla mia pelle, la nota, oltre che di mango, di cocco e di rum. Io la parte un pochettino alcolica la sento. Infatti comunque tanti lo paragonano a un po' una piña colada. L'ananas per fortuna non la sento tantissimo, perché spesso l'ananas è una nota che mi piace, però è molto predominante. Invece qui è molto bilanciato, questa parte di mango dolce, non fresco, cioè non fresco nel senso che non è un mango succoso, è un profumo di mango, insomma, normale, al giusto grado di maturazione. Poi appunto io percepisco le note di cocco, di rum, comunque poi c'è anche nel cuore il latte di cocco, quindi è una nota protagonista insieme al mango e al rum. Poi si asciuga, un'asciugatura con sandalo, vetiver, muschio ed ambra, abbastanza classica. Il mango, ecco, la sensazione di mango non dura moltissimo, però è un profumo comunque che sa di estate, non è freschissimo, almeno io non lo trovo freschissimo, è un profumo che va bene secondo me per le sere d'estate. Di giorno con il grande caldo non lo vedo moltissimo, però appunto non so, io mi immagino quando sono al mare è difficile che emetta il profumo di giorno. Magari appunto lo spruzzo, anche perché con il sole la pelle si rovina, vengono le macchie, quindi magari faccio qualche spruzzo sulla maglietta, sulla canottiera, però questo, ecco, non lo spruzzerei di giorno perché comunque è abbastanza intenso. La boccetta è molto bella, come tutte quelle di Lorenzo Pazzaglia. Lui è un personaggio molto simpatico, appunto anche lui ho avuto occasione di incontrarlo ad Exans, di parlarci no, perché era circondato da fan, da persone che volevano fare i selfie con lui, quindi non sono riuscito, però lo sentivo parlare, presentava i suoi prodotti, è un personaggio vulcanico, simpatico, buono. È buono, però lo sento molto appunto, non dico invernale, però per le serate estive, è un profumo comunque elegante, cioè non mi dà l'idea, come ho letto, di cocktail sulla spiaggia, di piña colada al mango. È un profumo elegante, al mango, al cocco, questo lo vedo perfetto per le sere d'estate, per le sere un pochettino più fresche. Adesso appunto ho fatto qualche test in questi giorni col campioncino, sono estratti di profumo, quindi sono abbastanza intensi, però adesso uno di questi giorni sicuramente lo voglio indossare, ha una buonissima performance, quindi si sente per tante tante ore, e anche questo appunto vi consiglio di sentirlo, perché quando io l'avevo sentito appunto ad Exans me lo ricordavo molto molto fresco, molto estivo, e invece un pochettino più cremoso, un po' più complesso, e quindi appunto i profumi cambiano, è strano. Poi magari questo usato d'inverno, comunque quando c'è stato Exans c'era ancora abbastanza freschino, sembrerà
probabilmente più fresco. Adesso d'estate mi dà l'idea più di un gelato al cocco, al mango, e mi piace molto anche questa nota di rum che io sento. Buono, questo è Summer Hammer di Lorenzo Pazzaglia, uscita del 2023, sempre con la nota di mango. Concludo qui questo video. Mi sa che ci vedremo ancora con i profumi al mango, perché ne ho ancora qualcuno, e quindi vi do appuntamento ad un prossimo video qui su Profumizio. Buona estate, un bacio, ciao ciao con la manina, ciao!